va via Bamba a Bakune. Attenzione al cross, secondo palo, il colpo di testa. È subito il vantaggio del Borussia Dortmund, che passa dopo meno di 4 minuti con il gol di Rakov. Qui rischia clamorosamente Camara, palla che resta lì. Erroraccio del Dortmund, prova ad approfittare ancora Zerali. Raso terra vincente e 1-1. Si complica la vita al Dortmund e lo punisce il Milan con Kevin Zeroli, che torna al gol e lo fa in una partita fondamentale. Insiala, finta di Insiala su Bamba, mette il pallone dentro, morbido, male il portiere del Dortmund, arriva il gol del sorpasso con Pippo Scotti, che trova il gol del 2-1 sull'uscita tremenda di Lisewski, che viene punito. Terminata a terra Sia, si prosegue però per il vantaggio. Magni rientra a destro, ancora qualche modo il Borussia, allontana Scotti per il 3-1. Altro disastro difensivo del Dortmund e Pippo Scotti piazza la doppietta, segna il gol del 3-1. Si propone in inserimento Stalmach, Magni la mette dentro, colpo di testa, eccolo qui Diego Sia, non poteva mancare anche la sua firma. 4-1 per il Milan, che dilaga in questo primo tempo con un'altra ottima giocata di Vittorio Magni e mette in mezzo il pallone. E Sia di testa fa 4-1 ed eccolo qui il triplice fischio. Il Milan batte 4-1 il Borussia Dortmund e accede da prima squadra classificata nel gruppo F di Youth League agli ottavi di finale della competizione. Grazie per essere stati con noi da parte di Simone Nobilini.